Oggi vi presento il Neo Cube. Cos'è? Sono 216 sfere magnetiche. Con queste 216 sfere cosa si può fare? Di tutto e di più. Una delle prime cose che si prova a fare è il cubo. Vediamo se mi riesce al primo tentativo magnetico. Bisogna trovare anche la polarità giusta perché le due polarità uguali si respingono, quelle uguali invece si attraggono. Giusto? Sì. Se no la mia maestra di matematica mi sgridava. Allora. Poi potete guardare tantissimi video su YouTube di cose che si possono fare con appunto questo oggettino qui. Come si fa il cubo? Si prova a fare una striscia larga 6 sfere. Ok. Potrebbe anche diventare un braccialetto così. Il cubo si dovrebbe fare così. Vediamo se mi riesce al primo tentativo. Ok. Grandioso. Forse sì. L'ultimo, il più difficile. Yes! Fatto il cubo. Si possono creare anche delle cose in 3D, ad esempio sfere, triangoli, andando a creare dei mini triangolini. Adesso qui manca una sfera. Così, oppure creando degli esagoni. Quindi si fa un cerchio largo 6 palline e poi si crea l'esagono. Neo Cube lo potete trovare da noi nel nostro negozio oppure sul nostro sito www.creativamentetorino.it. Seguite il nostro canale per tutti gli altri video. Ciao a tutti e alla prossima!